Abbiamo parlato nella prima parte della mattinata, come ricordate, di tutte le questioni che riguardano l'apertura dei dati nella pubblica amministrazione. Una delle grandi motivazioni, cioè la forza della ricerca giornalistica nel settore dei dati e quindi un approccio alla conoscenza di ciò che sta, di come stanno le cose, che rende sensato tutto questo ragionamento, l'apertura, l'accesso alle informazioni e alla ricerca universitaria, grandi temi sui quali ritorneremo probabilmente nella sessione di domande e risposte. Adesso stiamo andando avanti con due lati, direi, molto visuali di quello che stiamo parlando, perché l'interfaccia, il modo con il quale ci confrontiamo con i dati è certamente un lato che spiega il perché di tutto questo, essendo il modo con il quale poi interagiamo e facciamo qualcosa con questi dati. E se c'è una metafora, una struttura narrativa di grandissima crescita e importanza, è quella della mappa geografica, dove siamo. Maurizio Napolitano ci parla delle mappe aperte, partecipate dai cittadini, che coinvolgono le persone. Io sto parlando essenzialmente perché le ultime persone si possano sedere. Il fatto di sapere dove siamo e partecipare all'informazione sul luogo in cui siamo sta diventando un'attività contemporaneamente di responsabilità e di risultato pratico molto visibile. Maurizio. Grazie Luca. Bene, ho un titolo un po' grosso, semplicemente perché quel titolo nasce qualche mese fa da parte di un ragazzo che ha scritto questo articolo, ha scritto sul suo blog e ha fatto il giro del mondo questa informazione. Era uno dei temi caldi del momento. Chiaramente cos'è OpenStreetMap? Simone Cortesi mi manda adesso un tweet e mi dice: per piacere spiega cos'è OpenStreetMap, perché tanti non lo sanno. OpenStreetMap è, come ho detto, una mappa libera del mondo modificabili dell'intero pianeta, ed è fatto da persone come voi, e questo qua è un aspetto importante, tant'è che è quello che mi piace un sacco sul sito: quando andate trovate quella parola modifica, e quella parola modifica è quella parola che porta poi a creare oggetti come sono quelli di Wikipedia. Per farvi capire cosa fanno le persone di OpenStreetMap uso questo video, anche se è un po' datato, che mostra quattro anni diversi, se parte il video spero, quattro anni diversi in cui c'è stato l'inserimento di dati in OpenStreetMap. Il progetto nasce a cavallo tra il 2004 e il 2005 per volontà di Steve Cost e nasce a Londra, come vedete dalle immagini, e tutti i lampi che vedete sono inserimenti di dati fatti dalle persone in giro per il mondo. Ognuna di queste persone sta contribuendo. A me piace usare il termine, si vede la generosità delle persone che stanno contribuendo per migliorare la mappa del mondo. Il progetto nasce in Inghilterra, ma come vedete la zona dove sta tenendo molto più successo è l'Europa. In Italia è una comunità anche molto attiva, il nord Italia in questo momento più attivo di altri, e come vedete tutto il giro del mondo, tutte persone che partecipano contribuiscono per migliorare questa mappa. Non voglio rubare troppo tempo alla presentazione, il video potete gustarvelo anche in un altro momento, e torno invece qua perché mi sembra che sia chiaro, no? Ogni lampo persone che partecipano. La partecipazione, in questo momento, cioè ieri quando ho fatto le slide su questo sito, è possibile vedere che ci sono più di 1,5 milioni di persone che hanno fatto almeno un contributo a OpenStreetMap, perché hanno inserito un'informazione geografica, hanno inserito un dato che descrive qualcosa. I dati sono punti, linee, coordinate, in cui dopo a queste qui vado ad aggiungere degli attributi, ad esempio l'ingresso del palazzo, ma arrivo anche a delle informazioni molto strutturate, molto dettagliate, scusatemi, come il numero dei scalini che ci sono, e ulteriori dettagli che sembrano, alcune volte sembrano quasi follia, ma ogni volta che una persona di OpenStreetMap raccoglie dati è perché c'è un motivo, perché vuole risolvere un problema. E poi quando questi problemi vengono messi a disposizione nel mondo succedono tante cose interessanti che vi spiegherò ora.
Fra le nazioni, l'Italia, e come mi fa notare sempre Simone Cortesi, che è la persona che vi dicevo prima, che è uno dei pionieri in Italia, una delle persone che ha anche aiutato non soltanto in Italia ma anche nel mondo OpenStreetMap, mi fa notare che comunque l'Italia è al quinto posto con 145 persone che ogni giorno fanno un inserimento, e l'Italia comunque, se ci pensate, non è, una nazione, non è un territorio così grande, però abbiamo tante cose da raccogliere. Se guardate, insomma, abbiamo la Germania in cima, gli Stati Uniti, però abbiamo anche stati molto più grandi dietro di noi. Questo è importante, secondo me, far capire anche cos'è l'effetto di OpenStreetMap in questo momento nel mondo. Output. Quella che vedete a sinistra è la mappa di Torino su OpenStreetMap. Quella di destra è di Google Maps. È impossibile non fare i confronti con Google Maps, visto che quando si parla di mappe online si pensa sempre a quello. Io non voglio stare a dire qual è la più bella e la più brutta. A me quello che interessa sottolineare è che la quantità di dati che vedete a sinistra sono dati che hanno raccolto le persone, informazioni che hanno inserito, e quello che vedete è soltanto la punta dell'iceberg di quello che c'è sotto. Per assurdo, la gente di OpenStreetMap raccoglie anche gli orari dei negozi. Sulla mappa non posso farli vedere, devo pensare a un altro tipo di visualizzazione sugli orari dei negozi. Però questo secondo me è molto importante per far capire la partecipazione. E qua Lorenzo mi chiede, ma questi che sono dietro OpenStreetMap chi sono? OpenStreetMap è fatta da persone, e questi sono i loro strumenti. E come vedete sono tutti strumenti per raccogliere informazioni geografiche. GPS è lì in mezzo, però in questo momento GPS sta quasi, non viene quasi più utilizzato, perché gran parte del contributo è andare a modificare dati che hanno già inserito altri, oppure importare open data, oppure andare a inserire informazioni tracciandole da foto aeree. C'è un personaggio strano in mezzo a questi strumenti, lo scontrino fiscale. Fa un po' strano quando si vede. Beh, sappiate che la gente di OpenStreetMap raccoglie dati in ogni modo, con qualsiasi fantasia. Lo scontrino fiscale mi dà comunque informazioni sul tipo di esercizio commerciale che c'è, e allora a quel punto, raccogliendo foto aeree e altre informazioni, ho il numero civico, ho il numero di telefono se c'è, ho lo tipo di informazione, e quindi è una raccolta che va sempre a crescere con tantissima fantasia. Questa tipologia di raccolte, questi strumenti, qui entriamo in quella che viene chiamata la neocartografia o la cartografia diventata wiki in cui tutti quanti possono partecipare, porta poi a dei progetti molto interessanti come questo qua a Nairobi. Kibera è una bidonville con 150.000 abitanti, è un posto che non deve esistere. Se guardate ancora OpenStreetMap contro Google, se guardate in mezzo dove ci sono tutte quelle croci, c'è una bella differenza. 150.000 persone che stanno dicendo noi esistiamo e abbiamo anche bisogno d'aiuto. E noi qua facciamo un sacco di cose e vogliamo farlo sapere al mondo. Un'azienda come Google non ha motivo di raccogliere dati di Kibera, non ha senso per un'azienda che pensa al business. Però per gli abitanti di Kibera è molto importante, perché trasformano, rendono visibile ciò che è invisibile, ed è questo uno dei poteri della raccolta dei dati. Andiamo su Torino. Anche a Torino chiaramente i dati vengono raccolti, e questa è un'ulteriore rappresentazione, perché la cosa importante è che quando ci sono i dati, perché OpenStreetMap è sì mappe, ma è soprattutto dati georeferenziati, possiamo poi fare quello che vogliamo con questi dati. E questo è un output di Torino in un altro modo. Questo in tanti modi diversi, sono sempre gli stessi identici dati fatti in maniera diversa da tante persone nel mondo che hanno deciso di usarli in questo modo. E quindi già qua mi permette, da una parte, di mettere in evidenza qualcosa che non c'è, tipo percorsi di escursionismo, voglio pure pensare invece a raccolta di dati per disabili motori e fare una mappa di questo. OpenStreetMap permette di fare tutto. Un mio amico molto curiosamente ha iniziato a raccogliere dove ci sono in Puglia i parcheggiatori abusivi, che non ci sarebbero, però dice: vuoi parcheggiare la macchina lì, sappi che c'è qualcuno che ti può dare questa informazione. I dati poi vengono anche portati in 3D, questa è una rappresentazione sempre di qua, è sintetica, non ci sono tutti. Se vi spostate su una zona dove c'è una grande attività, Alexanderplatz in Germania, vedete delle informazioni molto più dettagliate di quelli che sono gli edifici 3D. La cosa interessante è che i dati, essendo open data, chiunque può farlo. Questa qua è un'applicazione fatta da dei francesi che permettono di usare questi dati e di visualizzarli in questo modo. Tra l'altro, se notate, c'è l'ombra della Mole Antonelliana, poi magari non è proprio disegnata giusta, però prende anche informazioni sulla posizione del sole, l'elevamento, anche informazioni meteo, se piove, vi mostra anche la pioggia. E dopo questi dati, sempre, altre rappresentazioni, questo è un acquarello. Qualcuno mi potrebbe dire, ma io cosa me ne faccio di una mappa d'acquarello? Un mio amico vende vino, ha iniziato a usare queste mappe come etichette del suo vino. La mia amica ha una cartoleria, ha iniziato a usare queste mappe per fare la carta da pacco personalizzata per la varie zone.
Questa qui è un'altra innovazione, mi piace usare questo termine in questo caso, che viene dalla California. Stem, questa azienda, ha deciso di usare dati OpenStreetMap, ha fatto questa cosa, perché la domanda è: dov'è che trovo dei dati? E non parlo di Google, perché Google non vi dà i dati, vi dà le mappe, la rappresentazione dei dati. Di tutto il mondo, che mi permette di fare questo in tutto il mondo. Eccolo qua, lo trovo in OpenStreetMap. Le applicazioni poi sono infinite. Applicazioni, adesso ne ho prese alcune perché sono quelle che mi piacciono di più, devo ammettere. OSMAD è un sistema di navigazione assistita che lavora offline. Scarico i dati e poi mi sposto con questi qua. L'ho usato all'estero tantissimo ed è comodissimo soprattutto quando vado a piedi. Riesco a muovermi senza nessun problema e questo grazie nuovamente alla generosità di chi ha raccolto i dati. Komoot è un'azienda invece tedesca che sta anche aiutando OpenStreetMap perché permette di pianificare dei percorsi di escursionismo, di bicicletta, mountain bike oppure anche bici da corsa e vi offre vari percorsi, anche percorsi circolari mettendo in evidenza ulteriori informazioni. Orienteering, non so se qualcuno di voi fa orienteering, però le mappe le potete creare per l'orienteering, c'è la cartografia ufficiale su cui fare il resto, mappe dedicate all'escursionismo e quel mappo smatic che è una cosa che mi piace un sacco, che mi piacerebbe iniziare a vedere nelle pubbliche amministrazioni. Avete presente il tutto città in cui ho la mappa e dopo sopra un grigliato e su questo grigliato sotto tutto l'elenco delle strade e dopo queste sono divise dando la lettera e il numero, questo mi crea Maposmatic, seleziono un'area e mi genera questo, mi fa questo PDF, molto semplice, dividendo le strade, luoghi di culto e edifici pubblici. Poi ci sono sempre usi classici, io dico sempre una delle vittime di OpenStreetMap è il Giro d'Italia, aveva bisogno di avere delle mappe per farsele per i fatti loro, aveva bisogno di dati, ha usato OpenStreetMap. Michelin è un'altra vittima illustre, che ha iniziato a usare OpenStreetMap nei suoi documenti. Quella che vedete è quella mappa stropicciata, è un progetto italiano di una carta particolare che la posso stropicciare in modo che così, però ho anche il problema di avere delle mappe di tutto il mondo, sono mappe riusabili perché sono open data. C'è anche un progetto di chi ha fatto un tessuto particolare che lo posso lavare, quindi ho sopra la mappa, ci scrivo sopra, poi cancello e vado avanti. E quell'altro in basso è un progetto invece della provincia di Udine fatto sui dati di OpenStreetMap per fare un roadbook ciclistico. E ci sono anche cose un po' più divertenti, come sempre questa azienda che sta in California, pure questi, selezionate l'area e vi manda a casa la vostra coperta, oppure i vostri tovaglioli e ulteriori cosette che diventano personalizzate. E questa cosa qua è interessante, che anche a Torino c'è chi ha fatto questa cosa. Parlando con un'amica qua di Torino l'anno scorso, ha dato vita ad ResMap, in cui praticamente vi manda a un suo catalogo di borse e coppelle, se scegliete la vostra area e vi spedisce a casa la vostra mappa. Tra l'altro, quando sono stato all'Open Data Institute a Londra, ho incontrato Tim Berners-Lee, Adele che mi ha regalato questo, mi ha regalato la cover per il mio tablet, l'ho fatta vedere a Tim Berners-Lee che c'era sopra Londra. Tim Berners-Lee è malato di OpenStreetMap, ma me la voleva prendere e si è innamorato di questo. Poi c'era scritto Made in Italy, era veramente qualcosa. La mia ragazza ha la borsa della sua città, Cina, e quando è andata all'aeroporto gli ha detto ma come in Italia fanno le mappe della Cina? Era rimasta abbastanza sorpresa. Ma come contatto gli utenti di OpenStreetMap? C'è tanta ricerca scientifica su OpenStreetMap perché uno dei problemi, una delle domande della ricerca è la qualità di questi dati. C'è ad Heidelberg vi permettono di vedere dove sono questi utenti. Allora, qua sono tutti gli utenti in relazione al loro contributo. Ne scegliamo uno che mi piacerebbe sapere se è in sala, ma dubito fortemente, e vediamo cos'è la sua area in cui lavora. E questi qua sono i contributi che Roby2107 ha dato a OpenStreetMap. Quindi voglio mettermi in contatto, voglio sapere dove lavorano e vedo anche la zona dove ha dato maggiori contributi. In più posso anche vedere cos'è stato il suo lavoro e qual è quella che io chiamo la sua pet location, l'area che ama come se fosse il suo gatto, in cui sta sempre lì a curarla, e vedete questa zona qua negli ultimi 6 mesi dove ha lavorato principalmente. In più vedete quali sono stati i suoi primi contributi e il suo ultimo contributo. Ha iniziato il 27 novembre 2013 e l'ultimo edit l'ha fatto il 3 marzo. E uno degli ultimi edit è questo qua. Ha corretto una pista ciclabile di Torino. Io faccio il ragionamento, sono un amministratore pubblico, avere il ritorno da parte di una comunità che mi controlla il territorio è molto importante, senza considerare poi tutto quello che ne deriva di tutti i risultati che avete visto prima. Chi è che ha iniziato a ragionare in Italia sul rapporto con la pubblica amministrazione? Beh, Patrick, l'anno scorso, la provincia autonoma di Bolzano
ha dato al TIS, che è un ente di sviluppo territoriale, il compito di portare tutti i dati con la comunità di OpenStreetMap, non in OpenStreetMap. Ha iniziato a fare dei ragionamenti per avere dialogo. La stessa cosa è stata fatta a Venezia l'anno scorso, durante l'Open Data Day. C'è stato un momento importante in cui i data provider si sono incontrati con le persone che i dati li usano in un'ottica completamente diversa, perché l'API i dati li usa in una maniera diversa. Storia che mi piace raccontare. Sul portale Dati Trentino IT c'era la giornata delle piste ciclabili, si fa un bel tweet che dice: ragazzi, sul sito Dati Trentino IT ci sono i dati delle piste ciclabili, potete prenderli. Risponde una persona che dice: ma io come faccio a portarli dentro Google Earth, ta 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 ta. Andiamo a guardare i dati non era come quello che può pensare un ciclista, una linea, era tutta una serie di pezzettini collegati fra di loro, perché la PA quei dati là li gestisce per gestire tronchi di strada. Mentre il turista gli interessa soltanto sapere cos'è la strada che deve seguire. L'utente di OpenStreetMap fa un passo in più. Mi dice cos'è il pavimento, mi dice la pendenza, mi dice dove trovo la fontanella dell'acqua, e ulteriori informazioni. Quando ho iniziato a studiare la comunità italiana di OpenStreetMap, i dati che raccoglievano, ho visto che tra le cose più raccolte, dopo i nomi, le strade, c'erano i pilastri della corrente elettrica. E mi sono detto: perché? Ho chiesto chi ha fatto questa cosa e mi hanno detto: beh, io faccio studi di elettromagnetismo, ma io faccio parapendio, ho bisogno di sapere dove sono. E la cosa che mi è sembrata più illuminante: ma io quando vado in montagna ho bisogno di orientare la mappa, e i pali della corrente li vedo sempre. E quindi anche qua ho pensato: beh, comunque può anche nascere un business di qualche genere su questa cosa, parlando con chi li usa. New York l'ha pensata bene. New York ha iniziato a importare i dati degli edifici e dei numeri civici dentro OpenStreetMap. Ogni giorno riceve un report che le informa delle modifiche fatte. Questa idea è piaciuta anche all'AMAT di Milano, che è un'azienda che si occupa di trasporti, i quali hanno usato questo strumento qua che vedete, uno strumento usato dalla comunità di OpenStreetMap che fa aiuto umanitario. Il caso di Kibera, come visto prima, è un aiuto umanitario. Quando c'è stato il tifone nelle Filippine, OpenStreetMap ha aiutato a creare la cartografia. Foto aeree messe a disposizione, tante persone nel mondo che hanno iniziato a tracciare e i dati venivano utilizzati. Lo stesso strumento in cui tutti quei rettangolini là sono, io mi prendo quest'area e mi occupo di questo, è stato usato dall'AMAT, che sta prendendo i suoi dati, sta facendo una riconciliazione tra come li vedono loro e come li vede OpenStreetMap, li portano dentro e il prossimo passaggio sarà vedere le modifiche che arrivano. La loro idea è quella di usare OpenStreetMap come strumento di feedback su quello su cui loro lavorano. E c'è anche poi chi è cittadinanza attiva. Beh, questa è un'altra storia molto bella che è successa di recente. È una storia bella dietro una storia brutta, chiaramente. L'emergenza meteo in Sardegna. Questa ragazza qua, Francesca Murtas, voleva essere utile all'emergenza in Sardegna. Ha usato un prodotto che si chiama CrowdMap, più famoso anche come USAID, dove si fanno segnalazioni su una mappa. Il problema è che la mappa sotto, quella di Google Maps, non era abbastanza aggiornata. E ha chiesto aiuto alla comunità di OpenStreetMap, a cui è intervenuto anche un aiuto da parte della regione Sardegna, che finalmente, e purtroppo aggiungo, in quell'occasione lì ha deciso di cambiare la licenza sui dati e permettere che questi dati entrassero in OpenStreetMap, e da lì ha iniziato a creare questo momento di incontro tra offerta e domanda. C'era chi aveva il problema di sapere dove metto tutti i miei beni adesso che devo lasciare casa mia perché c'è problema meteo. Ma anche cittadinanza attiva è una bella esperienza che ho avuto a Matera. Matera è candidata a capitale della cultura europea. Hanno pensato di vedere in OpenStreetMap e Wikipedia come qualcosa di importante. Io non so se conoscete Matera, ho messo questa immagine apposta, perché la parte bassa di Matera, la città dei sassi, sono praticamente delle caverne, dove intorno al 1950 è arrivato De Gasperi, ha visto le persone che abitavano le caverne e gli ha detto: ma cosa fate là dentro, uscite? E li ha fatti levare da lì, perché la parte alta invece era la parte che governava la parte bassa. E quindi gli abitanti di Matera hanno perso un pezzo della loro storia, che poi nell'85 per volere del comune è stata bonificata l'area, adesso è diventata una zona ad alto interesse turistico. Non c'è una mappa di quella zona lì, ci sono solo due strade. Però in realtà in mezzo a tutte quelle casette ci sono un sacco di vicoli, di cose importanti. E nel loro processo di Open Data per candidarsi come capitale della cultura europea hanno iniziato anche a ragionare su OpenStreetMap. Quindi hanno organizzato un OpenStreetMappiamo. Noi in Italia, solitamente quando facciamo dei party, cioè degli incontri in cui creiamo la mappa del mondo, diciamo mappare Torino, M'appare. Loro hanno detto mappiamo perché in Lucano dovrebbe essere qualcosa del tipo diamoci da fare, muoviamoci. Bene,
c'è stato l'incontro. Questa era Matera nel 2008, come vi ho detto prima, il progetto è nato in Inghilterra, si è spostato in Germania come attività, Sud Italia. 2009 la prima strada, l'hanno fatta i tedeschi. 2010, 2011, 2012, 2013. Ma quello che mi interessa è porre l'attenzione da quando è nata la comunità Matera. Il 21 ottobre Matera si presentava così. 24 ottobre, 27, 5 novembre. L'arricchimento che hanno avuto. Ed è stato un momento di incontro tra la PA e i cittadini, perché la PA ha iniziato a fornire dei dati, la comunità di Matera li ha inseriti, tra l'altro hanno scoperto un sacco di errori. Io ero più o meno in una sala come qua con voi, e ho detto, mi dicono, portiamo i dati del farmacie. Inizio a portare i dati delle farmacie, c'era la sala incavolatissima, quella è sbagliata, lì non è il posto giusto, vado a spostare al posto giusto, dove la mettiamo? È stato un momento importante di valorizzazione del territorio. E dopo loro sono spostati su Facebook, hanno iniziato a creare questa comunità, e qua alcune immagini, Angelo che dice, che soddisfazione la fontanella, la torretta al centro commerciale. Persoft, che ha un problema, ha in famiglia persone che si muovono con la sedia a rotelle, scopre che c'è il progetto Wheelmap, che ha a che fare con l'accessibilità. E Matera, come avete visto, problemi di accessibilità ne ha. Creiamo, iniziamo a raccogliere dati su Matera. Quello che fa questo progetto è mettervi in evidenza i punti di interesse e di chiedervi per ogni oggetto cos'è il valore per un problema di accessibilità. Poi sono nati nuovi progetti. È successo che Mimì Coviello, come vedete, ha iniziato a mappare, ha detto ma ci sono un sacco di aree verdi non utilizzate, potremmo fare degli orti. L'altra persona qua, Piero, si accorge che c'è una vecchia ferrovia, c'è questa storia bellissima a Matera, c'era la pubblicità di Trenitalia che diceva c'era l'uomo roccia dei Fantastici 4, vado a Matera a salutare lo zio Pietro. Peccato che a Matera non c'è la ferrovia, non c'è la ferrovia di Trenitalia. E questo, c'era questo progetto, hanno detto mettiamolo in evidenza, facciamo vedere come ricostruirlo. Dopo però una delle critiche che mi ha fatto spesso Guido Romeo è ma Google Maps è più potente. È vero che Google Maps è più potente per quello che riguarda quello che vi offre come strumento per poter utilizzare i dati. Perché l'infrastruttura di Google è molto potente, però i dati di Google ce li ha solo Google. E qui torno sul concetto perché il mondo ha bisogno di OpenStreetMap. Come vedete nasce da quel blog post lì, portato dal Guardian, riportato poi anche in Italia dagli amici di Tanto. E il discorso è quello che appare su Google lo decide Google. Semplice. La neutralità di una PA che ha Google sul suo sito. E io potrei benissimo dire perché c'è quel negozio e non il mio, molto banalmente, ma non solo questo. La toponomastica la decide Google o la decide la PA? E ci sono tutta un'altra serie di problematiche che vengono fuori. Chiaramente Google mette in evidenza, se io faccio una ricerca mi metterà in evidenza le prime cose che la gente chiede e di mettere un tariffario che può essere che io ce l'ho gratis. Però magari l'altra azienda ce l'ha a pagamento, giustamente, perché Google fa il suo interesse. Però Google ha dei vantaggi e degli svantaggi, e secondo me bisogna stare un po' attenti a questo. Una storia che mi piace raccontare è anche questa, perché Google è arrivato in Italia con la cartografia a Torino nel 2006. Google Maps ha spaccato in due la comunità della cartografia. Ha iniziato a mettere le foto aeree, la parte invece di cartografia non c'era ancora, è partita in Italia, da Torino, durante le Olimpiadi. Bene, si è fatta l'autogol quest'anno, a Sochi non l'hanno fatto. Articolo apparso su Wired, la gente che alle Olimpiadi usava la mappa di OpenStreetMap, perché la mappa di Google era vuota e si è fatto questo problema. Concludo con questo, i quattro motivi per cui secondo me una PA deve riflettere sull'uso di Google Maps. Allora, Google non sono stupidi assolutamente, hanno creato il Map Marker, che è un sistema per cui se trovate un errore potete modificarlo. Leggete i termini di utilizzo. Voi date di alta di Google e ne potete riusare. Li potete riusare elaborati da Google, e va benissimo, perché è uno degli strumenti migliori. Però mi faccio una domanda, se sono appunto una PA, se mi conviene fare questa operazione. Ma dopo c'è il discorso che facevo prima della toponomastica, della neutralità. E il sistema di geocoding, che questa è un'altra cosa importante, ossia quando io chiedo un indirizzo e mi dà le coordinate per poterle mettere su mappa, quando mi dice che bel sistema, fighissimo, ammetto che è il migliore del mondo, anche se il progetto che vi ho fatto vedere prima, Comot, quello dell'escursionismo, sta lavorando per migliorare il sistema di geocoding di Google,
di Google, di OpenStreetMap, scusate, cosa succede? Se andate a leggere i termini di utilizzo, c'è scritto: questi dati li puoi usare soltanto se c'è Google Maps come sfondo. È open data? No, di certo. E concludo con questa baggianata di un ragazzo che è di qua. Dato che è di Casal Monferrato, è uno che si fa un mazzo tanto per portare avanti con il concetto di OpenStreetMap, e sono uscito con questa cosa, io ho smesso. Io spero di avervi convinto sul fatto del vantaggio che ci può dare Google Maps e OpenStreetMap. E sulla pervasività di Google Maps nel tuo lapsus finale non c'è dubbio. Effettivamente penetra nelle menti più sofisticate. Questa interfaccia della mappa è per l'appunto potentissima e si sta creando una sorta di nuova Wikipedia, insomma, no? Nel movimento, e probabilmente convergono le due cose, giusto? Sì, adesso tra l'altro come comunità italiana di OpenStreetMap abbiamo organizzato l'OSMIT, che è la conferenza italiana, e abbiamo voluto fare l'incontro tra Wikipedia e OpenStreetMap. È stato un momento in cui la comunità italiana di OpenStreetMap ha incontrato quella di Wikimedia Italia. Abbiamo deciso che la comunità di OpenStreetMap in Italia sarà riconosciuta da Wikimedia Italia, e pertanto ci agganciamo a loro. E l'altra cosa interessante è che sono nati dei progetti di cercare di coordinare le due basi dati. Allora, io lavoro, come avete visto, in un centro di ricerca, mi occupo di questo, noi potremmo fare tranquillamente un sistema che pesca le coordinate che ci sono in Wikipedia e le mette in OpenStreetMap e rovescio. Abbiamo fatto dei lavori. Tutto è nato perché un giorno guardiamo la pagina del Colosseo, cioè, se guardate sulla pagina di Wikipedia, in alto a destra c'è scritto mappa, faccio clic, mi appare la mappa di OpenStreetMap col footprint del Colosseo, con l'immagine di sfondo. Peccato che in mezzo c'era la fermata della metropolitana, e abbiamo capito che il problema era su Wikipedia. Abbiamo iniziato a ragionare così, ma il nostro pensiero è stato: ok, noi diamo gli strumenti, ma dato che è un progetto collaborativo, vogliamo che sia la comunità che si dà da fare. Allora abbiamo creato questo oggetto insieme ad altre persone della comunità, Wikipedia to OSM, dove ci sono elenchi di dati che presentano in Wikipedia, in cui si chiede di collegarli con OpenStreetMap. OpenStreetMap ha la possibilità di dire: questo oggetto in Wikipedia è visto da questa parte. Cosa curiosa, e adesso concludo, è che abbiamo anche fatto un algoritmo che va a capire dove si trova un oggetto anche se non ci sono le coordinate dentro Wikipedia. E ho sempre con gli amici di Matera, scopro che la Basilicata ha un'isola dalla parte da provincia di Potenza. Un ragazzo di Matera, gli ho detto: guardate qua, oh, ma non sapevo che c'era un'isola. Ha preso e ha iniziato a disegnare l'isola utilizzando le foto aeree, e quindi è un ulteriore vantaggio per scoprire meglio il territorio e creare partecipazione. No, ma infatti, perché poi, insomma, tutto sto, come in termine tecnico, tutto sto casino lo fanno 145 persone, a quanto hai detto. Al giorno 145 persone, nel mondo 1.500.000, 145 no, in Italia. Per l'Italia, quindi se si connette strutturalmente la comunità Wikipedia a quelle OpenStreetMap, i dati su OpenStreetMap dovrebbero in teoria crescere, e il metodo con il quale le persone hanno imparato a lavorare su Wikipedia è più o meno simile al metodo con il quale si lavora sulle mappe. Molto simile, anche se c'è un aspetto molto importante, che Wikipedia ha i 5 pilastri, di cui uno, questo, è il natural point of view. Essendo dati, il natural point of view esiste ancora, perché il problema è dire: è una strada di tipo primario, secondario, però si risolve in fretta. La discussione su Wikipedia è molto più complessa, però questo qua aiuta tantissimo. E ci tengo a dirti che sono 145 al giorno, ma persone coinvolte che hanno dato almeno un contributo sull'Italia sono 15.000. Ah, ok, quindi questo, quindi, è già che hanno dato, ogni giorno sono 145 persone che guardano il territorio e fanno un inserimento, però in tutta Italia ci sono 15.000 persone che hanno dato contributo. E poi vale sempre la regola che bastano pochi per fare molto, importante è la motivazione. E infatti, grazie.